La conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. San Paolo rivolge queste parole ai fratelli e alle sorelle della comunità cristiana di Corinto, una comunità ricca di molti carismi, a cui l'Apostolo spesso raccomanda nelle sue lettere di coltivare la comunione nella carità. Noi li ascoltiamo mentre ringraziamo insieme il Signore per la Chiesa del Singapore, pure ricca di doni, vivace, in crescita e in dialogo costruttivo con le varie altre confessioni e religioni con cui condivide questa terra meravigliosa. Proprio per questo vorrei commentare le stesse parole prendendo spunto dalla bellezza di questa città e dalle grandi architetture che contribuiscono a renderla così famosa e affascinante, cominciando dall'impressionante complesso del National Stadium in cui ci troviamo. E vorrei farlo ricordando che in ultima analisi, anche all'origine di queste imponenti costruzioni, come di ogni altra impresa che lascia un segno positivo in questo mondo, non ci sono, come molti pensano, prima di tutto i soldi, né la tecnica, nemmeno l'ingegneria, tutti i mezzi utili, molto utili, ma c'è l'amore che edifica, appunto. Forse qualcuno potrebbe pensare che questa sia un'affermazione ingenua, ma se riflettiamo bene non è così. Non c'è opera buona, infatti, dietro cui non ci siano delle persone magari geniali, forti, ricche, creative, ma pur sempre donne e uomini fragili, come noi, per i quali senza l'amore non c'è vita, né slancio, né motivo per agire, né forza per costruire. Cari fratelli e sorelle, se qualcosa di buono c'è e rimane in questo mondo, è solo perché, in infinite e varie circostanze, l'amore ha prevalso sull'odio, la solidarietà sull'indifferenza, la generosità sull'egoismo. Senza questo, anche qui nessuno avrebbe potuto far crescere una metropoli così grande. Gli architetti non avrebbero progettato, gli operai non avrebbero lavorato e nulla si sarebbe potuto realizzare. Allora, ciò che noi vediamo è un segno e dietro ciascuna delle opere che ci stanno di fronte ci sono tante storie d'amore da scoprire, di uomini e donne uniti gli uni agli altri in una comunità, di cittadini dediti al loro paese, di madri e padri solleciti per le loro famiglie, di professionisti e lavoratori di ogni genere e grado, onestamente impegnati nei loro diversi ruoli e mansioni. E ci fa bene imparare a leggerle queste storie, scritte sulle facciate delle nostre case e sui tracciati delle nostre strade, e tramandare la memoria per ricordarci che nulla di duraturo nasce e cresce senza l'amore. A volte succede che la grandezza e l'imponenza dei nostri progetti possono farcelo dimenticare, illudendoci di potere, da soli, essere gli autori di noi stessi, della nostra ricchezza, del nostro benessere, della nostra felicità, ma alla fine la vita ci riporta sempre a un'unica realtà. Senza amore non siamo nulla. La fede poi ci conferma e ci illumina ancora di più circa questa certezza, perché ci dice che alla radice della nostra capacità di amare e di essere amati c'è Dio stesso, che con cuore di padre
ci ha desiderati e portati all'esistenza in modo totalmente gratuito e che in modo altrettanto gratuito ci ha redenti e liberati dal peccato e dalla morte, con la morte e resurrezione del suo Figlio unigenito. E in Lui, in Gesù, che ha origine e compimento tutto ciò che siamo e che possiamo diventare. Così il nostro amore vediamo un riflesso dell'amore di Dio, come diceva San Giovanni Paolo II in occasione della sua visita in questa terra, aggiungendo una frase importante, e cioè che per questo l'amore è caratterizzato da un rispetto per tutti gli uomini, a prescindere dalla loro razza, dal loro credo o da qualunque cosa li renda diversi di noi. Fratelli e sorelle, una parola importante per noi, perché al di là dello stupore che proviamo davanti alle opere fatte dall'uomo, ci ricorda che una meraviglia ancora più grande da abbracciare con ancora maggiore ammirazione e rispetto, e cioè i fratelli e le sorelle che incontriamo ogni giorno sul nostro cammino, senza preferenze, senza differenze, come ben testimoniano la società e la Chiesa singaporiane, etnicamente così varie al tempo stesso, così uniti e solidali. L'edificio più bello, il tesoro più prezioso, l'investimento più redditizio agli occhi di Dio, chi è? Siamo noi, siamo tutti noi, figli amati dello stesso Padre, chiamati alla nostra volta a diffondere amore. Ce ne parlano in vari modi le letture di questa Santa Messa, che da diversi punti di vista descrivono la stessa realtà. La carità, che è delicata nel rispettare la vulnerabilità di chi è debole, provvidente nel conoscere e accompagnare chi è incerto nel cammino della vita, magnanima, benevola nel perdonare oltre ogni calcolo e ogni misura. L'amore che Dio ci dimostra e che ci invita a praticare a nostra volta è così: risponde generosamente alle necessità dei poveri, è contrassegnato dalla pietà per coloro che soffrono, pronto a offrire ospitalità, fedele nei tempi difficili, sempre disposto a perdonare e a sperare. Perdonare e sperare. Al punto di ricambiare una bestemmia con una benedizione. È il fulcro del Vangelo. Lo possiamo vedere in tante figure dei santi, uomini e donne conquistati dal Dio della misericordia, al punto di divenire riflesso, ecco, immagine vivente. E io ne vorrei, in conclusione, ricordare due figure. La prima è Maria, di cui nome santissimo oggi celebriamo la memoria. A quanto persone hanno dato e danno speranza, il suo sostegno e la sua presenza, su quante labbra è apparso e appare il suo nome in momenti di gioia e anche di dolore. E questo perché in lei, in Maria, noi vediamo l'amore del Padre manifestarsi in uno dei modi più belli e totali, quello della tenerezza. Non dimentichiamo la tenerezza. La tenerezza di una mamma che tutto comprende, che tutto perdona e che non ci abbiamo mai, non ci abbandona mai. Per questo ci rivolgiamo a lei. Il secondo è un santo caro a questa terra,
che qui ha trovato ospitalità tante volte durante i suoi viaggi missionari. Parlo di San Francesco Saverio, accolto in questa terra in molte occasioni. L'ultima, 21 luglio 1552. Di lui c'è rimasta una bellissima lettera indirizzata a Sant'Ignazio e ai primi compagni, in cui manifesta il suo desiderio di andare in tutte le università del suo tempo a gridare qua e là come un pazzo e scuotere coloro che hanno più scienza che carità, perché si sentano spinti a farsi missionari per l'amore dei fratelli, dicendo dal profondo del loro cuore: Signore, eccomi, che cosa vuoi che io faccia? Potremmo anche noi fare nostre queste parole, sull'esempio suo e di Maria. Signore, eccomi, che cosa vuoi che io faccia? Perché ci accompagnino queste parole non solo in questi giorni, ma sempre, come impegno costante ad ascoltare e rispondere prontamente agli inviti e all'amore e alla giustizia che anche oggi continuano a venirci dall'infinita carità di Dio.